Buongiorno a tutti, dobrodošli u sem. Io sono Eva Campi, sono una psicologa e per mestiere cerco di far parlare meglio le persone, comunicare meglio tra loro. Allora oggi, grazie innanzitutto per l'invito a partecipare a questa giornata così importante, soprattutto per voi e per le vostre famiglie. Ragioneremo proprio su questa parola, sulla parola risparmio. Vado a condividere con voi anche qualche slide che ci aiuterà a seguire questo corso. Allora, parola risparmio. Risparmio, se andiamo a vedere nel vocabolario Treccani, che senza dubbio avete usato anche a scuola, la sua definizione è proprio questa, cioè il fatto di risparmiare, di astenersi, cioè dall'usare, dal consumare una cosa posseduta o di limitarne l'uso per varie ragioni e scopi. Noi conosciamo molto bene il concetto di risparmio di denaro, di soldi, ma esiste anche il concetto di risparmio di cibi, di vestiti, di carta e di energia. La stessa cosa, ovviamente, vale anche per lo sloveno. Anzi, vi dirò che in sloveno ci sono anche due parole che amplificano ancora meglio questi concetti, no? Di mettere da parte, di mantenere e con la possibilità di usare appunto il risparmio in un'altra occasione, in un altro modo, no? Prihraniti e ohraniti. Però abbiamo detto che non c'è soltanto il risparmio di denaro, c'è anche il risparmio, ad esempio, della fatica. E voi sapete che gran parte delle scoperte tecnologiche che l'uomo ha fatto, lo ha fatto proprio per far risparmiare fatica alla gente. Un esempio è l'esempio della lavatrice. La lavatrice che noi utilizziamo a casa, soprattutto magari le vostre mamme, i vostri genitori la utilizzano. In realtà è stato un esempio di come l'elettrodomestico, la tecnologia e quindi la ricerca anche della tecnologia ha fatto in modo di risparmiare, in questo caso, fatica e quindi liberare del tempo e fare in modo che le massaie, una volta soprattutto, non fossero così affaticate. Però si può anche risparmiare qualcosa d'altro. Sicuramente voi conoscete l'importanza del risparmio dei beni naturali e quindi dell'importanza della ecologia, del risparmio della carta, risparmio dell'energia, l'immagazzinamento anche dell'energia dell'acqua, del sole. Quindi attorno alla parola risparmio si sviluppano anche dei settori industriali importantissimi, dove lo scopo è proprio quello di immagazzinare, fare deposito, fare in modo che queste risorse poi vengano spese meglio o comunque preservate. Però c'è anche un altro concetto di risparmio che è molto importante, il concetto di tempo e anche di energia, però un altro tipo di energia, non solo quella solare o elettrica, il concetto di tempo, di velocità e anche di conoscenza. Sapete, è proprio per questo che, ad esempio, è stato inventato internet. Il World Wide Web è stato inventato per fare che cosa? Per fare in modo di risparmiare tempo, nelle ricerche, nel condividere informazioni e conoscenze in tutto quanto il mondo, affinché appunto le persone riuscissero a, condividere con più facilità all'inizio scoperte scientifiche. E poi, come noi sappiamo, l'internet, il web lo utilizziamo adesso per tantissimi aspetti della nostra vita, sia culturali, sia di svago, e insomma, e certamente lo conoscete benissimo, ecco, no? Come si utilizza al meglio internet. Dopo vediamo anche se magari lo sapete proprio bene, eh? Però questo risparmio di tempo e di energia ha a che fare anche con cosa? Anche proprio con il risparmio della fatica mentale, nel senso che ora con il digitale noi abbiamo la possibilità di avere a disposizione tantissime informazioni, tantissima conoscenza che un tempo era molto più difficile avere o comunque presupponeva senza dubbio un investimento di tempo molto, molto maggiore.
Però c'è un concetto, ecco, che si sposa anche con il risparmio e che è il suo contrario, no? Cioè senza risparmio. E anche qui, quando noi andiamo a vedere, la descrizione nel vocabolario, è molto interessante vedere come il concetto di senza risparmio viene utilizzato. Ecco che troviamo una frase di questo tipo. Cercò di convincerlo senza risparmio di parole, di argomenti, usandone e portandone in moto dalla propria parte le persone. Ecco, il nostro desiderio di convincere gli altri, no, senza risparmiarsi, succede ogni volta che vogliamo convincere un amico che abbiamo ragione, o vogliamo convincere, ad esempio, i nostri genitori a permetterci di fare un qualcosa che magari non sono tanto propensi a fare. E questa capacità poi anche di convincere, di persuadere, di usare argomenti senza risparmio, sarà una caratteristica che vi servirà tantissimo anche quando andrete a cercare un lavoro, perché dovrete comunque confrontarvi con una persona che vi farà un sacco di domande e voi dovrete riuscire a convincerla. Senza dubbio, poi c'è un'altra espressione che conoscerete, senza risparmio di complimenti e anche di cortesia. Ecco, questo forse è uno degli aspetti più belli, no? Quando noi vogliamo bene a qualcuno, non ci risparmiamo in coccole, in abbracci, in messaggi, in parole, in congratulazioni. Ecco, quanto è importante anche quando un amico, un vostro compagno di classe, raggiunge un successo, complimentarsi e non risparmiarsi proprio, no? Le proprie energie proprio per dirgli bravo o brava perché hai raggiunto questo successo. E vedete, è talmente tanto importante fare questo perché in realtà, soprattutto nel mondo digitale, laddove soprattutto i social, ma anche il vostro WhatsApp, che è un piccolo social media, ma ha tutte le funzioni, anche quelli che magari sono utilizzati da chi è un po' più grande, succede un qualcosa di non tanto bello, cioè che invece che non risparmiarsi in complimenti e in cortesie, ci sono persone invece che sono gli hater, sono persone che invece bullizzano e non fanno assolutamente complimenti, ma anzi denigrano gli altri, gli dicono le parolacce. E noi sappiamo benissimo che questo atteggiamento crea che cosa? Crea tanto dolore, crea tanta sofferenza. Quindi ecco, questo è una cosa che assolutamente noi dobbiamo cercare di non fare. Ma anzi, lavorare all'opposto, cioè lavorare sui complimenti, lavorare su un modo di comunicare senza risparmio, nel modo più ecologico, trasparente e soprattutto rispettoso possibile. Ecco che da qui è nato il manifesto della comunicazione nello stile, che probabilmente qualcuno di voi ha anche a scuola. Ecco, questa è la versione in sloveno. Nasce proprio per questo, per fare in modo che le persone comunicano nel web senza risparmio, ma in termini proprio di rispetto con le parole giuste, senza denigrare o offendere nessuno. Ma senza risparmio lo possiamo utilizzare come espressione anche quando diciamo che ci prodighiamo, no? Che ci spendiamo, che investiamo tutte le nostre energie, senza avere riguardo di noi, quindi con generosità. Ecco, questo probabilmente è uno degli aspetti che a me piacciono di più. Perché? Perché quando noi ci prodighiamo senza risparmio, come ad esempio quando studiamo, quando la nostra curiosità ci porta ad accrescere la nostra conoscenza, ecco che raggiungiamo i risultati e sono i risultati che voi oggi celebrate giustamente. Ma poi c'è anche un altro aspetto, e quando noi vogliamo bene, quando esprimiamo i sentimenti, quando ci prodighiamo per gli altri e li aiutiamo, agli amici, i parenti, i genitori, i nonni, questo ci fa sentire veramente bene ed è, come dire, un'azione, ecco, che noi dobbiamo fare senza risparmio e soprattutto dimostrare quelli che sono i nostri sentimenti con generosità. Ecco, se c'è una cosa che noi dobbiamo cercare di non lesinare è proprio il fatto di essere generosi, soprattutto in questo momento, in cui anche un sorriso, un gesto un po' più cortese,
un gesto un po' più attento, no? All'altro può fare una grandissima, grandissima differenza. Quindi vedete bene che attorno al risparmio ruota tantissima della storia dell'essere umano, che ha sempre cercato di, come dire, mantenere le sue risorse e dall'altra parte ha sempre capito bene quanto è importante spenderle nel giusto modo e nella giusta direzione. Quindi non mi resta altro che dirvi una delle parole più belle e la parola più importante, che è Hvala, grazie a voi. E